Non pensavo di vederti qui, Sindri. Devi odiare la sabbia. Oh, la odio! Ma con Brock bloccato fuori da Alfheim, tocca a me tenerti in forma smagliante. Perché Brock è esiliato da Alfheim? Non so se... Beh... Sai che cos'è una Nocken succulenta? No. Beh, grazie a Brock, gli elfi lo sanno. Cos'è una Nocken succulenta? No. Quest'ascia è sempre più potente. Che animali sono? Ghulon, autoctoni di Vanheim. Non so che ci facciano qui. Sono addestrati a trainare una slitta. Buon per noi. Ghulon addomesticati. Che bizzarro. Hai qualche indicazione per trovare l'animale ferito? O ci godiamo questa bella giornata? Non riesco a sentire nulla! E se trovassimo una grotta per orientarci un po'? Un bel forziere del tesoro! Dannata sabbia! Qualunque cosa sia, l'animale sarà dentro. Qualunque cosa sia, sta sollevando parecchia sabbia. Come ci arriviamo? Qui ci sono grotte e gallerie a non finire. Troviamone una e vediamo dove ci porta. Là, l'entrata di una grotta! Questa grotta si estende sotto il deserto. È qui la creatura? Dai rumori sembra di sì. Proseguendo la troveremo. Che posto è? Sembrerebbe un rifugio degli elfi scuri, uno dei pochi rimasti, ora che sono stati banditi dal tempio. Grande.
Conosco meglio gli elfi scuri. Spero di non doverli affrontare. Ci attaccano. Beh, è casa loro. E considerato quello che è successo l'ultima volta che siamo stati ad Alfheim, puoi biasimarli. Pazienza. Virtù o minaccia? Dipende da chi legge. Ugh!
creatura che hai sentito, ora che dice? Non funziona sempre così. Certi animali sono solo... Provo ciò che prova, capito? E qualunque cosa sia, sta soffrendo molto. Certo. Perché? Curiosità. Davvero? Anche io sono curioso. Ok. Ok. Fratello, questo bastardo sta per esplodere! Già, voglio solo capire perché vorresti aiutare un animale a caso. Non è ciò che vuoi. No, no, lo voglio. Ma mi sorprende che lo voglia anche tu. Fuck!
Sei sicuro che sia la cosa giusta? Se vuoi abbandonare questa creatura, ce n'è uno. Beh, non voglio abbandonarla. Ma se per arrivarci dobbiamo uccidere un sacco di elfi scuri... Ricordo un giovane che fino a questo preciso istante avrebbe affrontato i Draugr per salvare un animale. Ma questi non sono Draugr non morti. Sono elfi. Voglio solo che non ripetiamo gli stessi errori. Ad esempio, rimanere coinvolti in faccende inutili. Guarda là, quella bomba potrebbe essere... È solo che... Perché qualunque cosa facciamo ad Alfheim, finiamo per danneggiare gli elfi scuri? Dobbiamo aiutare la creatura che hai udito. Lo so, ma di solito sono io a trascinare tutti per soccorrere gli animali. Perché ti sta così a cuore? Mi stai nascondendo qualcosa? No. Ok.
cos'è? Per lo spettro di Gefion. È la fufa più grande su cui abbia posato gli occhi. Non sta solo soffrendo, sta provando a cantare. È il canto delle sabbie. Di solito non cantano sottoterra. Questo causa la tempesta. Già, a giudicare dalla quantità di materia d'Arnia, è intrappolato da decine di inverni. Tranquillo, Pranzo. Ti tireremo fuori. Perché quel nome? Beh, l'altra secchietta era cena, quindi... Oh, cielo. Apprezzo il tentativo di ilarità, ma... Fratellino, è un gioco di parole pessimo. Imbarazzante, persino. Oh, beh, non tutti fanno ridere. La materia d'Arnia è tolta. Ora liberiamolo dalla superficie. Perché l'hanno intrappolato qui? Gli Afufa sono soliti scavare, quindi non darei tutta la colpa agli amici elfi scuri. È bloccato dalla materia d'Arnia. La materia d'Arnia non appartiene agli elfi scuri, non più di quanto la luce appartenga agli elfi chiari. È solo una delle risorse naturali di Alfheim, una risorsa che gli elfi usano dai tempi degli antenati. E se dalla loro parte gli elfi chiari sembrano voler bandire l'Arnia, gli elfi scuri la usano in modo efficiente qui nelle terre aride. Quindi, rimuovendo tutta la materia, danneggiamo gli elfi scuri. Vuoi lasciare la creatura in trappola? No. Allora liberiamola. È questo il punto! Qui possiamo liberare la scufa! Ma vola? Certo che vola! È una scufa! Sembra più felice ora! Ehi, la tempesta è finita! Sì, forse dopo tutto ci guadagneremo il favore dei nostri amici elfi scuri. Ascolta, padre. Grazie per averci portato qui. Ma non devi farlo solo per distrarmi dal Ragnarok, d'accordo? Non era per distrarti. No? E allora perché siamo qui? Ma non ti rendi conto che... Forse vuole solo passare del tempo con te, ragazzo, finché può. Davvero? Non sappiamo cosa ci attende. Ma se Ragnarok è vicino, voglio godermi il tempo che ci rimane. Io non so cosa dire. Grazie per averci portato qui. Sono felice di averlo fatto. Anch'io. Mimir, qualche tempo fa hai parlato dei corvi di Odino. Cosa gli impedisce di sfruttarli per rapire all'improvviso chiunque lui voglia? Il consenso.
L'unico modo per viaggiare con loro è di propria volontà. Oh, non è così male allora. Spero che Tyr abbia avuto abbastanza tempo per trovare un equilibrio. Già, ho visto lampi del vecchio dio della guerra in lui, ma sono deboli. Non c'è nulla di male nell'opporsi alla guerra o alle profezie. Immagino abbia senso. Non si ha mai la certezza di cosa vogliono dire i giganti. Sono l'unico che ricorda che hanno predetto il nostro viaggio a Jotunheim. Se i giganti hanno visto Tyr che guidava eserciti nel Ragnarok... gli credo. La vera domanda è: riuscirai a farlo credere a Tyr? Dunque, questa storia degli scoiattoli spettrali. Le tue emozioni diventano fantasmini? Immagino sia un modo poco elegante per dirlo. Queste versioni spettrali di me stesso sono aspetti della mia personalità che spesso mi distraggono. La mia abilità non solo mi permette di lanciarli lontano per avere un po' di pace mentale, ma mi permette anche di vedere cosa capita all'esterno dell'albero. Perché non ci vai tu stesso? Essendo l'eterno custode dell'albero, non posso lasciare i suoi confini. Un piccolo inconveniente per secoli di longevità. Le mie forme spettrali mi permettono di vedere il mondo esterno, anche se tramite i loro punti di vista colorati. È un modo di vedere le cose. Il tuo scoiattolo rancoroso è un bel tipino. Ehi, sono proprio qui, tizio senza collo! Ah, mi scuserei per lui, ma a che servirebbe? Continuate pure, amici. Felice di rivederti, ragazzo. Aiutami, ti va? Oh, certo. Possiamo mangiare quando vuoi, Kratos. Con il tempo l'ho stufato di più. Sono felice che stai meglio. Sì. Prima mi sentivo sopraffatto. Perdonami. È divertente. Nulla mi calma i nervi come cucinare. Dopo essere stati rinchiusi così a lungo, ci si dimentica la gioia delle piccole cose. Ti ho deluso. Non l'ho mai detto. Sei gentile, ma i tuoi occhi dicono molte cose. Non ho ancora perso la speranza. Ah, dovresti. L'immagine che hai di me, in cui io sono tanto buono quanto Odino è malvagio. La verità è sempre più complicata. Immaginare è semplice quanto pericoloso. Quindi non hai davvero intenzione di aiutarci? Potrai sempre contare sui miei saggi e fedeli consigli. Vorrei poter fare di più, davvero. Ma per ora, ti prego, lascia che cucini per te. Sai cosa ha messo in quella sua sottospecie di stufato, vero? Verdure! Delle verdure, cazzo! Tirate fuori dalla terra! Non mi piace, no.
Atreus, mangia. Oh, attenzione, attenzione. Grazie. Mangiate. Buon appetito, amici. Sì. Appetito che se ne va. Eccoti servito. Un pasto da campione. Basta. Ho detto che non ne avremmo più parlato. Sì, hai ragione. Non volevo offenderti. Non mi sono offeso. È solo una parola. Una parola che ti offusca la mente. Quindi tu non credi che abbia un significato? E il viaggio che ci ha fatto fare mamma? E quello che abbiamo visto a Jotunheim? Questo a cosa è servito? Tu non te lo chiedi mai. Ogni giorno. Ma non credo che il suo scopo fosse farti correre inutili rischi. E se i giganti contassero su di me? Quali giganti? Io conto su di te. Che tu sia sicuro, che sia sveglio. Ma faccia ragionamenti da uomo e non da bambino. Ma se Loki dovesse andare al Bosco di Ferro... Tu! Sei Atreus. Sei mio figlio. E niente di più. Hai capito? Non ho più fame. Perdonami, Kratos. Le mie parole sono state sconsiderate. Dovresti mangiare. Pare che sia importante farlo ogni giorno o quasi. Io proprio non capisco. Perché tutte quelle storie su Loki, il campione e il Bosco di Ferro se non sono vere? Lui è così... Ti dispiace se ti do il miglior consiglio che avrai oggi? E forse in assoluto? Dormi. È solo allora che tutti i tuoi problemi si potranno risolvere. Sì, certo, dormire. Grande idea. Dico davvero. Anch'io. Avanti, fuori di qui. Sono già fuori. Loki. Che cosa... Se ad Alfheim avessi saputo di essere un dio, non mi sarei sentito in colpa a uccidere gli elfi. Ma che succede? Era una maschera. Sai,
sai, sapere che siamo dei mi fa sentire molto più forte. Dove mi trovo? Non fai altro che parlarne in continuazione. Fa qualcosa al riguardo, chiudi il becco almeno. Piccoli problemi della piccola siamo gente. Siamo stufi di ascoltare i piccoli problemi della piccola gente. Ricordi. E non ricordi belli. Hai rotto la porta! L'unico accesso a Jotunheim! Che cosa vuoi? Lasciami stare! Druma! Non capisco! Come vuoi. Vabbè. Come vuoi. Vabbè. 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 Ehi! Non scappare! Come vuoi. Puoi dirmi come dove vuoi. Sono? Vabbè. 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 Come ti... Vabbè. Vabbè. Come vuoi. Ti vuoi fermare? Devo andarmene di qui. Ma dov'è andato? La pagherà per ciò che ha detto di mia madre. No. Ma siamo dei. Possiamo no. fare quello non questo. Che noi vogliamo. Ti prego, aspetta. Ti prego. Perché succede questo? È molto meglio di quello di mia madre. Ti prego, fermati! Dove mi trovo? Tranquillo. Ehi, dove vai? Ti seguo? Ok, immagino che ci rivedremo dall'altra parte. Dove sono? Riesci a capirmi? Ehi, ciao. Quindi, dove andiamo? Capito. Mi sono risvegliato qui dopo un sogno stranissimo. Siamo nel bosco di ferro. Come ci sono arrivato qui? Sono venuto in sogno. Deve essere andata così, visto che sono qui. Odore? Quale odore? Oh, forse senti Fenrir. Vorrei fosse qui per incontrarti. Siete molti, eh? Cos'è questo odore? L'aria qui è... non so... più dolce? Forse sono questi alberi. Se volete mangiarmi, ditemelo, eh? Ehi,
È uno scherzo, vero? Non ho mai visto un bosco del genere. Da qui? Non l'ho ancora finito. La pittura è ricavata dagli alberi del bosco di ferro. Assorbono la memoria della foresta, perciò anche la pittura ricorda. Ricordi del passato o del futuro. Non vorrei macchiarlo di sangue. Oh, sei proprio tu. Tu sai chi sono? Che cosa c'è? Ho aspettato per tutta la vita questo momento. Sembri più strano di quanto immaginassi. Oh. Scusami. Sono stata scortese? Un po'. Diamine. Sto già rovinando tutto quanto. È solo che tu sei la prima persona con cui parlo da moltissimo tempo. E strano può essere positivo. Grazie. Ricominciamo. Mi chiamo Anger Boda. Avrai molte domande da farmi. Sì, dove Seguimi. Siamo? Presto avrai le tue risposte. Almeno alcune. Hai detto che mi conoscevi? Come ho detto, presto avrai le tue risposte, Loki. Oh, ok. Non ti chiami così? No, è il mio nome. Sono Loki. Pola. Wow. Sì, qua. Io vado per la mia strada. Quindi, dove mi trovo? C'era una strana nebbia. Oh, ho sentito dire che Lothangard può disorientare, ma sei salvo qui nel bosco di ferro. Io pensavo che il bosco di ferro non fosse un posto reale. Assurdo. Se Odino non sa che la foresta dei giganti esiste, non può neanche cercarla. La foresta dei giganti. È così che la chiama la gente. Anzi, chiamava. Che cos'è? È grande. Rispetto a? Pensavo che i giganti non fossero tutti giganti. Quindi, tu che fai qui? Dipingo, mangio, sopravvivo. Proteggo ciò che posso. Ma perché aspettavi me? Perché il mio destino è svelarti il tuo. Attenta! Ah!
mai visto sconfiggere un droger così... Grazie. Grazie. Cosa facevi tu prima di venire qui? Sopravvivevo al Fimbulwinter. Aspetta, è arrivato anche qui. Lo sapevi? Sì. Io sarò qui sopra, tu prosegui per la tua strada. È una cotta di maglia? Chissà cosa ne penserebbero Brock e Sindri. Chi? Oh, sono più o meno degli zii. Più o meno? Strani i giganti di Midgard. Sono nani, in realtà. Strani lo stesso. Non è possibile, anche qui ci sono incubi. Yalfa! Tutto. È una cosa che mio padre... Anzi, sai cosa? Lascia stare. Grazie. Aspetta, cosa? Stai andando nella direzione giusta? Oh, sì, ovvio. Orvauta! Come va? Benissimo. Ho incontrato un altro gigante! Forse è in mano il mio destino. Cosa? Scusa, sono solo molto felice di poterti parlare. Ok. Va tutto bene, no? Sì, sono solo in una foresta magica che non dovrebbe esistere e parlo con un altro gigante che è anche... Già. Schiaffo! Wow! Ti tengo! Grazie, devo ancora abituarmi a come funzionano le cose qui. Dove andiamo? Mia madre ha raffigurato le sue visioni, sono profezie. Ho pensato volessi vederle. Dove sono i tuoi? Non ci sono. Sono... Ehi, so che hai molte domande, ma... Non farmi questa, ok? Scusa. Ci sono! Dimmi quando! Lascialo! Eccone altri! Orvauta! Prendi questo!
Atras! Un po' di questo, un po' di quello... Combatti bene. Come un vero campione. Grazie. Anche tu. Mi dai una mano? Oh, certo. Aspetta. Ok, ora tu. Wow. È il medaglione di Idi. Corriamo. Cosa? Via! Oh, ok. Posso rallentare. Battuto. Beh, sapevo già la strada. È più o meno come barare. Masterworm! Ne ho già visti prima. Allora sai come sconfiggerli. Non c'è mai così tanta gente qui. Una fortuna da pochi. No, fortuna da Loki. Quasi agli altari di mamma, dove ha dipinto le visioni di Groa. Era il suo modo di preservare l'eredità della nostra gente nonostante i continui sforzi degli Aesir. Wow! Oh, oggi vedrai tante altre vongole. Lo spero. Chi alfa! Qui! Oh, no. Ma non è magia Vanir? Dove credi che l'abbiano imparata? Eccoci qua. Tu vivi qui? Mm-hmm. Di qua.